Buongiorno a tutti. Come abbiamo appena ascoltato, siamo in un momento decisivo per la lotta all'AIDS. La pandemia si può finalmente sconfiggere. Nella comunità internazionale, nelle grandi conferenze su questo tema, si respira un clima di ottimismo e di speranza. Abbiamo gli strumenti per cambiare radicalmente la storia della malattia. Eppure, questo momento decisivo si scontra con la crisi economica, che viene come a raffreddare ogni possibile entusiasmo. Di fronte alla possibilità di eliminare l'AIDS dalla storia, la carenza di risorse economiche a livello internazionale diventa una barriera che sembra insormontabile. Ancora una volta, il vincolo economico sembra decisivo nel guidare delle scelte che riguardano, o almeno dovrebbero riguardare, soprattutto l'umanità e la giustizia, interessando il diritto alla salute e alla vita che ha di ogni uomo. Per questo abbiamo pensato oggi di fermarci a riflettere anche sugli aspetti economici delle proposte che abbiamo ascoltato in questo convegno, per comprendere quali siano le strade possibili per rispondere in maniera efficace, ma anche sostenibile, al problema dell'AIDS. Il tema principale affrontato fino adesso è la prevenzione della trasmissione verticale del virus dalle donne gravide sieropositive ai loro figli. L'obiettivo che la comunità internazionale si è data attraverso le Nazioni Unite è di ridurre a zero le nuove infezioni nei bambini, somministrando la terapia alle madri sieropositive e avendo come unico criterio per l'inizio della terapia stessa lo stato di sieropositività e la condizione di gravidanza. Ci chiediamo, è sostenibile tale approccio in termini economici? È economicamente efficiente un protocollo che preveda un tempo lungo in terapia antiretrovirale per tutte le donne gravide sieropositive? In questi ultimi anni sono usciti diversi studi che hanno provato a rispondere a questo quesito. Lo stesso programma DREAM, che da tempo applica un protocollo che prevede la terapia per le madri per tutto il tempo della gravidanza e dell'allattamento, ha indagato l'efficienza economica di tale approccio, con uno studio su circa 1200 donne entrate nel programma in Malawi. I risultati, che potete vedere nella tabella, vanno nel senso di una forte efficienza economica. Il costo per infezione evitata è di appena $998 e il costo per daily saved di $35. Significa che acquistare, aggiungere un anno di vita in buona salute ad un bambino costa solo $35. Ed è comunemente accettato che un intervento è considerato efficiente se questo costo si tiene al di sotto dei $50. In questo caso direi che ci siamo. Ma fin qui abbiamo parlato solo dei costi diretti. In realtà un bambino malato è anche un costo per lo Stato e quindi un bambino malato in meno è un risparmio per tutta la società, oltre che chiaramente una buona notizia per il futuro del Paese. Se si considera allora il valore dell'intervento da un punto di vista pubblico, questo risparmio va decurtato dai costi e dal momento che il costo per lo Stato di un bambino malato è maggiore del costo dell'infezione evitata, il costo netto dell'intervento diventa negativo, come potete vedere nella seconda colonna della tabella. Ma questa nostra tesi non è rimasta isolata. Da quando sono state pubblicate le nuove linee guida sulla prevenzione verticale dell'OMS, diversi autori hanno provato a misurarne gli aspetti economici, in particolare dell'opzione B e B+, due opzioni che prevedono la terapia alle madri per tutto il tempo della gravidanza e dell'allattamento. La B+ prevede di continuare poi questa terapia senza interromperla anche dopo il parto. Queste opzioni sono al tempo stesso le più efficaci ma anche le più costose. Però ci è sembrato particolarmente interessante lo studio di Shah e colleghi del 2011 sulla Nigeria e di Robestad e altri del 2010 sulla Tanzania. Senza entrare nei dettagli di questi studi, le conclusioni di Shah sono che l'implementazione delle nuove linee guida dell'OMS per la profilassi estesa nelle madri e nei bambini è altamente efficace ed efficiente se comparata ai regimi di short course per la PMTCT dell'HIV in Nigeria. Anche Robestad
giunge a conclusioni simili, affermando che costi più alti del 40% rispetto ad un regime di single dose nevirapine portano a benefici di salute 5,2 volte maggiori. Tuttavia, un dato interessante che emerge da questi studi e anche da altri è che tale approccio in molti casi si rivela non solo cost effective, ma addirittura cost saving. Ciò significa non solo che è meno costoso di altri approcci nell'ottenere il risultato di evitare nuove infezioni, ma che genera dei risparmi per il Paese. Ciò è dovuto principalmente al costo elevato dei bambini che nascono infetti, su cui esistono evidenze sempre maggiori di cui abbiamo già parlato. Questo costo quindi diventa un risparmio se il programma di prevenzione verticale è efficace. Tuttavia, un punto su cui la discussione rimane aperta riguarda il costo dell'inizio precoce della terapia delle madri, che non ne hanno bisogno per la loro salute e che dovranno continuare la terapia per tutta la vita, come nella Option B+. Se è vero, come abbiamo detto, che il protocollo in esame è più efficiente, rimane il problema che una sua applicazione richiederebbe di mettere subito in terapia molte più donne di quelle che attualmente lo sono, con costi evidentemente maggiori. Dove trovare allora le risorse necessarie per coprire questo intervento, per finanziare questo intervento? Un primo aspetto di cui tener conto per rispondere a questa domanda è che iniziare prima la terapia negli adulti, non solo nelle donne gravide, può essere in realtà un intervento altamente conveniente da un punto di vista economico e non un costo maggiore. Da un'analisi di Fleischmann del 2010, compiuta negli Stati Uniti, è emerso che iniziare prima la terapia ha sì dei costi maggiori per il tempo di terapia prolungato, ma riduce una serie di evenienze a cui vanno incontro coloro che iniziano la terapia troppo tardi, come ad esempio ricoveri, complicanze, maggiori infezioni, sviluppo di malattie opportunistiche, sia prima che dopo l'inizio della terapia. Fleischer conclude quindi che i pazienti che accedono alle cure mediche per l'HIV in ritardo hanno spese dirette per il trattamento medico sostanzialmente più elevate rispetto a coloro che vi entrano in fasi precedenti. Sforzi efficaci per far accedere precocemente i pazienti alle cure mediche nel corso della malattia possono portare a dei risparmi sui costi. Abbiamo provato allora ad applicare una tale analisi al contesto africano, analizzando i dati di circa 18.000 pazienti in cura nel programma DREAM e confrontando la storia clinica del gruppo di pazienti che sono entrati in terapia più tardi, quando cioè la malattia è in uno stato più avanzato, e coloro che sono entrati quando stavano meglio, utilizzando come criterio di inclusione nei due gruppi un valore dei CD4 inferiore a 300 e della carica virale superiore a 10.000. Dalla prima analisi emerge che la probabilità di morire per il primo gruppo, che è quello nelle prime due righe della tabella, la probabilità di morire è 6 volte maggiore e la necessità di visite per l'assistenza domiciliare è maggiore di circa il 12% e il numero di ricoveri in ospedale è 3 volte maggiore. Ora, le minori probabilità di morire non hanno conseguenze economiche, perché non si può attribuire un valore economico alla vita, anche se è chiaro a tutti il valore umano di questo dato. Ma fermandosi solo alle considerazioni sui costi, è evidente che iniziare prima le cure porta certo ad un costo maggiore per i farmaci, ma anche ad un risparmio per il numero di ricoveri evitati, per il minore impiego di medici e personale sanitario nel seguire delle situazioni particolarmente complicate. Un elemento che è ancora più importante in una situazione come quella africana in cui le risorse umane in sanità sono molto scarse. La misura puntuale di questi costi varia da paese a paese, dal contesto urbano a quello rurale, e non ci sembra opportuno adesso addentrarci in una discussione tanto dettagliata. Ci sembra però importante fornire un dato comune a tutti i paesi, cioè che il costo dei farmaci per la cura dell'AIDS si è drammaticamente ridotto in questi anni, sia nei primi anni dopo l'introduzione della terapia, cioè tra il 2004 e il 2008, quando il costo della prima linea si è ridotto di una cifra che va dal 30 al 60%, ma anche negli anni successivi, quando per lo sviluppo della tecnologia e la produzione su larga scala il prezzo ha continuato a scendere, come si può vedere in questo grafico in cui tutte le diverse combinazioni di farmaci di prima linea
anche le più costose, sono calate di prezzo e tenderanno a calare sempre di più. In sintesi, prima di iniziare prima la terapia non porta ad un aumento dei costi che è minimo e che sarà sempre minore. E quindi tale scelta appare conveniente quale che sia il costo di un ricovero o di una complicanza. Spostandoci poi a un livello più generale, ci sembra opportuno collocare il ragionamento sull'opportunità della cura precoce alle madri nel discorso più ampio della terapia per l'AIDS agli adulti, considerata come un investimento e non come un costo, come si diceva anche questa mattina. In questi ultimi tempi si è molto parlato del grande beneficio economico che scaturirebbe da un accesso universale alle terapie, proprio se si tiene conto dell'effetto preventivo della terapia su nuovi contagi, si pensi al modello previsionale di cui ci ha appena parlato la professoressa Marazzi, e di conseguenza alla drastica riduzione dei costi futuri per la lotta alla malattia. L'Economist, in questo numero che è uscito l'anno scorso di questi tempi, ha stimato che una serie di misure per la lotta all'AIDS, tra cui l'accesso universale ai farmaci, porterebbe ad un risparmio netto nel giro di 5-10 anni, a seconda delle stime, solo restando nell'ambito delle spese per la sanità. Una nostra simulazione sul Malawi ci ha portato alle stesse conclusioni. Curare sin da subito tutti i malati di HIV porterebbe a ridurre la spesa globale per la lotta all'AIDS nel giro di 5 anni e quasi ad azzerarla nel giro di 20 anni. Quindi non un costo, ma un investimento sul futuro. Tuttavia, se si guarda l'economia di un paese nel suo insieme e non solo ai costi e ai ricavi del settore sanitario, ci sono diversi studi che ipotizzano un consistente ritorno economico derivato dall'investimento nella terapia antiretrovirale anche nel breve periodo, derivante dall'impatto positivo della terapia stessa su alcuni elementi che vedete indicati in questa slide. Prima di tutto, il recupero della produttività del lavoro. Un malato di AIDS opportunamente curato riacquista la sua capacità di lavorare, generando un aumento di reddito. Con uno studio compiuto in Malawi, di cui presenteremo i risultati alla prossima conferenza mondiale sull'AIDS a Washington, abbiamo stimato un aumento della capacità di lavorare dopo soli 6 mesi di terapia del 31% in termini di ore lavorate e un aumento del reddito dell'80% in una coorte di malati in cura in Malawi. Ma oltre a questo si deve tener conto anche del costo risparmiato per la riduzione del numero di orfani e del risparmio sui costi per l'assistenza medica dei malati che non ricevono la terapia o la ricevono troppo tardi, a cui abbiamo già accennato. Da una ricerca compiuta da alcuni studiosi di Harvard e del Global Fund è emerso che le risorse investite per la terapia antiretrovirale generano nell'arco di 10 anni un ritorno che va nel peggiore dei casi all'81% e nel migliore dei casi al 287%. Si tratta di un investimento con un tasso di interesse medio probabile del 10% circa all'anno se ci teniamo bassi. Ci chiediamo quale opera pubblica può vantare tassi di rendimento di questa portata. Non converrebbe allora investire in questo senso? Insomma, per tornare al punto da cui siamo partiti, il costo della terapia alle donne incinte a scopo preventivo, più che un problema di cui tener conto, sembra un intervento utile da tutti i punti di vista, perché genera più risparmi che costi. Quindi perché non adottare da subito questo approccio? Certo, non vogliamo sembrare ingenui. Ci rendiamo conto che esistono degli ostacoli, ad esempio delle barriere di carattere tecnico, come la scarsità di staff qualificato, infrastrutture a volte scadenti, e poi, anche se questo investimento è conveniente, rimane il problema di trovare le risorse per finanziarlo. Tuttavia, siamo convinti che prima di decretare l'impossibilità di questa prospettiva, bisogna tener conto di alcuni fattori, per certi versi delle novità nel panorama internazionale e soprattutto africano. Innanzitutto, ci sembra importante notare che l'attuale crisi economica, che sembra essere il più grande ostacolo all'eliminazione dell'AIDS, è in realtà una crisi più che altro occidentale, non africana, o quantomeno interessa l'Africa solo in parte. Nella cartina che vedete, i paesi in blu sono i 50 paesi con la crescita più alta del PIL nel 2011. Non c'è nessun paese europeo,
e ci sono ben 10 paesi africani. È chiaro che avere un alto tasso di crescita non corrisponde ad avere a disposizione le risorse per garantire in tempi rapidi l'accesso universale alla terapia, ma forse è possibile trovare delle strade percorribili attraverso cui trovare queste risorse, e ci permettiamo di indicarne alcune. Una prima strada può essere quella di coinvolgere maggiormente il settore privato. Le grandi aziende, banche, fondazioni, questi attori avrebbero certamente un ritorno economico nel lungo periodo su forti investimenti nel settore della salute. Da una parte perché disporrebbero di una forza lavoro più sana e quindi più produttiva. Dall'altra perché consumatori in buona salute sono un grande impulso al mercato in cui operano. Già questo da solo sarebbe un buon incentivo, ma detentori privati di capitale potrebbero anche decidere di finanziare interventi nel settore sanitario con dei prestiti, magari agevolati e garantiti dai donatori internazionali. Inoltre, il settore privato potrebbe anche giocare un ruolo importante venendo coinvolto non solo nel reperire, ma anche nel gestire i fondi messi a disposizione. La possibilità di avere voce in capitolo sull'allocazione e il controllo di queste risorse sarebbe di sicuro un buon incentivo a metterle a disposizione. Si tratta, in breve, della cosiddetta Public-Private Partnership, un modello a cui guardare non come una panacea di tutti i mali, ma di certo come una strada possibile e forse ancora troppo poco battuta. Anche per quanto riguarda la riduzione dell'aiuto internazionale causato dalla crisi, bisognerebbe forse provare ad affrontare il problema in una prospettiva nuova. È vero che la crisi porta a ridurre le risorse a disposizione per l'aiuto internazionale, ma è anche vero che l'Occidente potrebbe avere una spinta ad uscire dalla crisi legandosi ad un'Africa in crescita. Non dimentichiamoci che la crisi è generata soprattutto da una domanda bassa e un continente che ha bisogno di tutto, come l'Africa, se crescesse economicamente, non potrebbe che generare un aumento della domanda che per forza di cose ha bisogno dell'Occidente per essere soddisfatta. Questi due primi punti si riassumono in quel principio di considerare la lotta all'AIDS come un investimento che ha bisogno di finanziatori. Si tratta di istituire una sorta di microcredito ai malati, un microcredito costituito da farmaci, esami di laboratorio, assistenza medica, un microcredito capace di spezzare il circolo vizioso che lega la malattia alla povertà e al sottosviluppo. E poi si tratta di lavorare non solo sull'economia, ma sulla speranza, la fiducia, lo sviluppo di idee innovative. Tutti elementi non economici, ma che hanno un forte impatto anche sulla capacità di un paese di svilupparsi economicamente. Insomma, per concludere, ci sembra che non esista un'unica soluzione, ma che per rispondere in maniera efficace alla pandemia di AIDS sia necessario un coinvolgimento maggiore di tanti attori diversi e che tale coinvolgimento debba avvenire in una maniera più coordinata e sinergica. Si tratta cioè di ripensare la lotta all'AIDS e quindi la lotta alla povertà a partire da un criterio più partecipativo, inclusivo e collaborativo, in cui ciascun attore possa giocare una parte decisiva: il pubblico, i privati, i donatori, la società civile, locale e internazionale, seguendo quel principio di public-private partnership di cui si parlava prima. Questo genererà delle risorse economiche inaspettate, ma soprattutto risorse umane, capaci di combattere l'AIDS, sperando di vedere presto accanto a questa parola la parola fine. Grazie.